Bene ragazzi, continuiamo con gli eventi su questo splendido palco della Milano Comics. Avvicinatevi al palco perché adesso ci sono le interviste con i grandissimi doppiatori Alessandro Fattori ed Ezio Vivolo. Allora, il doppiatore Alessandro Fattori ha iniziato a lavorare da giovanissimo in teatro. Tra i 14 e i 17 anni sono le sue prime esperienze. Dopo una pausa di 5 anni dal mondo artistico, ha iniziato a studiare doppiaggio a 22 anni, iniziando la sua carriera da doppiatore professionista l'anno dopo, a soli 23 anni. Tanti personaggi finora doppiati: Yoru del videogioco Valorant, Benimaru Shinmonin dall'anime Fire Force, Aki Ayakawine da Chainsaw Man, Byakuya Kuichi da Bleach e il mitico Hanamichi Sakuragi dal film Slam Dunk. Ecco un video per presentarvelo. Una calmata, non prendermi in giro. Non ho alcun bisogno di calmarmi. L'evangelista è un corno. Ho sentito il tuo capitano e il tuo tenente che affermavano di voler trasformare tutti gli abitanti della città in incendiati. Deve essere un malinteso. Ti ridurrò tutti quanti in poltiglie e poi vi appenderò per i piedi. Non può essere un malinteso. Stammi a sentire. Ho deciso di farti fuori una volta per tutte. Ti aspetto più tardi in piscina. L'acqua è il tuo punto debole, se ricordo bene. Anzi, perché non mi date una mano anche voi? Vi farò vedere come lo butterò in acqua a suon di ceffoni. Il tuo braccio, l'ho recuperato io. Si è riattaccato dopo la trasfusione. Sei davvero come un diavolo. Non sei proprio niente, eh? I Devil Hunter stringono un patto con un diavolo per combattere. Io, per esempio, l'ho stretto con il diavolo Volpe. In cambio del suo potere, gli lascio divorare una parte del mio corpo. Ecco voi Alessandro Fattori. Un bel applauso. E proseguiamo. Insieme ad Alessandro abbiamo Ezio Vivolo. Ezio Vivolo è giovanissimo, nasce nel 16 dicembre del 1997, ragazzi, dove? A Eboli, in provincia di Salerno. È un appassionato di videogiochi e animazione sin da bambino e inizia la sua formazione da attore e doppiatore a soli 14 anni, approcciandosi un po' da autodidatta al mestiere. Dopo alcune esperienze con professionisti del settore, trovate in occasioni di fiere specializzate, si dedica sin dalla giovane età ad assistere al doppiaggio in studi di registrazione, sia romani sia milanesi. Studia quindi recitazione a Salerno sotto la guida di Carla Avarista e frequenta il corso avanzato di doppiaggio al CTA di Milano per la docenza di Pino Pirovano. A seguire diventa un giovane lavoratore del settore, affacciandosi al professionismo. Tra i suoi personaggi più amati ci sono Tomioka Giyu, dall'anime del momento Demon Slayer, Arthur Boyle di Fire Force, Baji da Tokyo Revengers e l'amatissimo Ulquiorra Schiffer da Bleach. Ecco a voi Ezio Vivolo. Un video anche per lui? Sei stato bravo a resistere fino al mio arrivo. Adesso ci penso io. Vortice di fili taglienti! Concentrazione assoluta. Respirazione dell'acqua. Undicesimo kata. Bonaccia. Lo sai che contro di me andrà diversamente, vero? Vai, Excalibur! Non è come le fiamme di Shinra. Non riuscirai in alcun modo a indebolire la mia Excalibur. È pur vero che un cavaliere non può permettersi di ferire una principessa. Maledetta! Altro che principessa, tu sei un orco! Ti sei fatto andare il sangue alla testa, Yami. Quelli sono Kisuke Urahara e Yoruichi Shioin. Non mi aspettavo una tale provocazione. Sapete bene anche voi quale tra le due parti sarebbe in vantaggio se vi batteste contro di me, cercando al contempo di proteggere quell'inutile spazzatura. Ecco a voi Ezio Vivolo! No,
No, no, no, mettiti di là, sto io di lato. Sto io di lato, voi state vicini, vicini. Allora, beh, siete giovanissimi. La domanda di rito per iniziare è sempre la stessa. Come siete arrivati al doppiaggio? Inizio io. Innanzitutto, ciao a tutti. È un piacere essere qui. Siete in tantissimi. E allora, come abbiamo iniziato? Io, appunto, come hai detto, ho avuto quei 5 anni di stacco dal teatro e ho avuto una sorta di vuoto artistico, anche perché io cantavo in una band e quando poi questa band è venuta a sciogliersi per 2 annetti, diciamo, non ho fatto niente, però appunto avevo questo vuoto artistico. Allora ho sempre detto, io voglio lavorare con la voce, voglio poter esprimere emozioni, e ho trovato il doppiaggio, che poi ho iniziato a studiare a Bologna e adesso eccomi qua. E moralmente come ci sei arrivato? Cos'è stato che ti ha fatto scattare di dire proprio io voglio essere un doppiatore? Diciamo che l'ho scoperto strada facendo. Era un periodo dove stavo un po' tentando varie strade, ancora non sapevo bene cosa fare della mia vita. E mentre stavo studiando doppiaggio, proprio alla prima lezione ho detto ok, questa è la strada che devo fare. Cioè proprio avevo capito subito quello che volevo. Subito. Ti sei tuffato nel mondo e poi hai capito che era il posto giusto, esatto, dove proprio stare. Così. E tu invece, Ezio? Io invece ho iniziato da piccolino, avevo 14 anni e mi sono sempre chiesto un po' come potevo unire la mia passione dei videogiochi, gli anime e insomma tutti i media che seguivo, come potevo unirla con un lavoro. Al che una volta, curiosando su YouTube, ho trovato una persona che ridoppiava scene di trailer, di videogiochi, di anime, e un po' per gioco mi ci sono messo anch'io, per vedere un po' cosa si provava a fare quella come cosa. Come ho lì. Letto nella biografia, un po' d'autodidatta, esatto, quindi ci hai provato, molto da autodidatta. Diciamo. Ho provato, ho capito che mi piaceva tanto, 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 e che potevo vivere un po' tante vite in questo modo, non essere solo me stesso, ma poter essere Tomioka, poter essere un personaggio piuttosto che un altro. E ho cominciato piano piano a coltivare questa passione negli anni, arrivandoci appunto pian piano. È stato un percorso graduale il tuo, sì, lui molto, si è tuffato, tu invece sei entrato piano piano in punta lui di lui è piedi. Arrivato così di colpo. Subito. Invece proprio io sono sempre a gambe tese. E allora entro anch'io a gambe tese. Personaggio più amato? Allora, diciamo che quest'anno è stato abbastanza pieno di personaggi che ho amato personalmente, facendoli anche poi dopo, guardando il prodotto. Tra i primi direi Hanamichi in The First Slam Dunk, che se qualcuno ha visto al cinema non può non aver amato, secondo me, perché è troppo bello, cioè, a parte che il film è un capolavoro. E poi anche Aki in Chainsaw Man mi ha dato delle belle soddisfazioni, soprattutto perché era un periodo dove stavo facendo sempre il bullo, quindi sempre la voce arrabbiata, sempre così, no? Invece no, Aki è calmo, non urla mai, parla, quindi è stata una soddisfazione anche per quello. È un tranquillone, infatti. E tu invece? Invece per me ce ne sono tanti, nel senso che non sei un po' come una mamma con i figli, non ce n'è mai uno che preferisci rispetto agli altri. Sicuramente, c'è sempre preferito. Sicuramente, magari posso dire Tadano di Agretsuko, che è stato uno dei miei primi ruoli importanti e che mi porto sempre un po' nel cuore. Arthur Boyle di Fire Force, anche perché avevo visto la serie prima di doppiarla in giapponese. E dico anche Viego di League of Legends, perché ho sempre giocato a LOL. Da piccolino ho sempre sognato di doppiare un campione e quando poi effettivamente si è presentata l'occasione ne sono stato felicissimo. Ma perché il vero campione sei tu. Grande, è vero. Voi essendo così giovani avrete anche visto tanti doppiatori molto più esperti. Ce n'è qualcuno che invidiate per un personaggio che avreste voluto fare voi? Che dite, oddio, Madonna, non so se si può dire la risposta è sì. Ma no comment. Sì, no, dovete dire. Commentare. No. Su, qua allora, ci si mette sono, a nudo. Diciamo personalmente qualcosa. Dico che ci sono
dei colleghi che io invidio perché riescono a fare cose che dico, esatto, cavolo, le voglio fare anch'io, però non, quando sei lì poi magari ci pensi ma non riesci, sì, perché sì, ancora hai bisogno di esperienza e... Ma quel personaggio che hanno loro e che avreste voluto voi e che dite no, io lo volevo io, perché non l'ho avuto domanda io? Scomoda. Domanda scomoda. Ma risponderò, il perché girando... non l'ho avuto io è perché sono arrivato tardi, quindi risponderò non... aggirando la domanda. Ci sono dei colleghi che ho tanto ammirato della vecchia guardia, Simone D'Andrea, Patrizio Prata, e se mi fossi trovato ai tempi sarebbe piaciuto a me per esempio fare Trunks, fare C-17, quella cosa lì, quindi sì, io l'ho girata in questo modo, bravo, ora parati il culo tu. Citando Prata direi che uno Zoro di One Piece, però forse sono ancora troppo giovane, non lo so. Sarebbe stato carino. Tu eri all'asilo quando hanno iniziato, sì, a doppiare, esatto, Zoro. Avevo 5 anni, 4 anni. Piccoli, piccoli. Sì. Non potevi doppiarlo. No, ancora no, direi di no. Non ne avevi la possibilità. E sentite un po', quando voi fate un lavoro di doppiaggio, poi lo riascoltate o avete la fobia di sentire come avete recitato nel doppiaggio? Allora, negli ultimi anni ho un po' smesso di fare questa cosa, nell'ultimo anno diciamo. Prima invece andavo sempre ad ascoltare quello che facevo, anche un po' per migliorarmi, per dire, ah cavolo, questa l'avrei potuta fare meglio, forse l'avrei potuta fare così, anche perché poi vedi un insieme, non senti solo te. Cioè tu, quando sei in sala, non sai come la stai facendo effettivamente, la sanno quelli che stanno fuori e che te la fanno passare. Quindi poi quando la vai a vedere nell'insieme, dici, ah, ok, ecco perché me l'ha fatta fare così. Magari quando sei in sala fai delle cose che poi dici, ma perché me la fa fare così? Non capisco, cioè, è strana, non è naturale. Invece poi la vai a sentire e dici, ah, no, ecco, ho capito perché me l'ha fatto fare ci così. Ci stava. Capito. Poi è successo anche il contrario, però, vabbè. Che dici, sì, sì. Vabbè, dove però... dici, oh, questa mi è venuta bene, sì, fighissima. Poi la vai a sentire e dici, no, ma cos'è sta roba? No, la voglio fare meglio, dai, ti prego. E invece oramai è andata. E invece è andata. Concordo in toto con Ale su questa cosa qui, che da dentro non capisci mai effettivamente cosa sta uscendo, perché appunto poi il doppiaggio è un lavoro corale, e tu sei solo uno strumento dell'orchestra. Sul fattore risentirsi, sì, nel senso io mi risento spesso, anche se non mi apprezzo quasi mai. Infatti sono sempre lì che riguardo le mie cose, molto autocritico, le risento e dico, madonna, mamma mia, ma... Poi non lo dico perché poi sembra brutto, però dico, mamma mia, ma cos'è sta merda? Però sì, cioè, mi ascolto spesso. Voi avete doppiato tante cose, già anche se siete molto giovani, avete provato a doppiare videogiochi, avete provato a doppiare anime, avete provato a doppiare attori. Qual è la cosa più facile e quella più difficile tra queste tipologie? Qual è la differenza tra doppiare un videogioco, un anime e un attore in carne ed ossa? Allora, partendo dal presupposto che sono tre appunto prodotti diversi che vanno trattati in tre modi diversi a mio modo di vedere, seppur con la stessa base. Ad esempio nei videogiochi noi non abbiamo spesso l'immagine o il video o un ambiente, abbiamo semplicemente l'onda audio dell'attore originale, della voce dell'attore originale, e spesso dobbiamo seguirla pedissequamente, proprio matchando con la nostra incisione, quella lì originale, e poi appunto fare questo e poi chissà cosa ne uscirà. E quindi questa è una cosa. Gli anime secondo me hanno bisogno di una recitazione un po' più carica, un po' più accesa, in cui dare un po' di più rispetto ai film, che sono appunto attori umani, che hanno quindi dei ritmi e un modo di recitare molto umano, respirano, puoi seguirli in quello, sono più sui fiati, rispetto agli anime che invece sono sempre molto carichi, come sì, diceva poi, Alessandro. Come hanno già detto altri colleghi, se tu provi a togliere l'audio a un cartone animato non capisci molto, se togli l'audio a una serie TV qualcosa puoi capire, perché comunque vedi delle espressioni, qualcosa riesci un pochino a capire. Quindi, c'è la mimica facciale dell'attore, esatto, che aiuta. Esatto, invece l'anime nel disegno sono disegni che si muovono, quindi l'anima ce la devi mettere tu, esatto, cioè la carica, bravissimo, ce la devi mettere tu. E personalmente io, avendo studiato per quanto riguarda facilità e difficoltà,
Io, avendo studiato sugli umani, inizialmente mi trovavo meglio sugli umani e pensavo fosse difficile fare gli anime, perché appunto per questa cosa dovevi dare di più. Poi invece piano piano col tempo ho trovato un mio modo per approcciarli e penso di riuscire a cavarmela bene anche sugli anime. Però sì, ecco, c'è una bella differenza tra le due cose. Poi c'è da dire che la piazza su cui lavoriamo noi, che è quella di Milano, ha sempre avuto questa tradizione del doppiaggio degli anime, sin dagli anni 80-90, Dragon Ball, qualsiasi anime che andava un po' sulla Mediaset, su Italia 1, è stato fatto a Milano. Quindi c'è questa tradizione e tanti dei direttori di oggi sono voci del passato con cui siamo cresciuti, quindi Patrizio Prata, Max Di Benedetto, Deborah Magnaghi, sono tutte voci della nostra infanzia. Un mentore? Chi è uno dei vostri mentori? Bella domanda, un po' tutti forse. Sì. Ognuno ci dà qualcosa di diverso. Sono cattiva con le domande. Sì. Oggi, questo è un lavoro che è fatto, cioè dove tu devi rubare. Quindi tenti un po' a rubare a chiunque, però devi anche trovare il modo di renderlo tuo quello che rubi. Cioè non è che puoi andare a copiare esattamente quello che fanno gli altri. Rubi e rielabori a modo esatto. Tuo. Esatto. Sì, riproponi nella tua chiave, insomma. Certo. E un mentore particolare che secondo voi vi ha dato l'ispirazione per diventare quello che siete oggi? Oddio, io dico, dato che mi ci hanno sempre un po' avvicinato all'inizio, mi dico Simone D'Andrea, perché l'ho ascoltato tanto poi. All'inizio no, poi all'inizio mi dicevano, gli somigli un po', Sai che non saprei, perché inizialmente io mi rispecchiavo, oddio, sembra che facciano sempre gli stessi nomi, però io mi rispecchiavo molto in Prata, però devo dire che ultimamente sto trovando cose in altri che dico, voglio provare a rubargliela, voglio provare a copiare questo. Quindi hai più inizialmente di un mentore, ne hai tanti. Inizialmente Prata, poi sto un po' pescando quella. Sì, diciamo. Esatto, poi ogni volta noi magari riascoltiamo dei prodotti non per forza doppiati da noi, sentendo gli altri colleghi e sentiamo delle cose, magari diciamo, questa roba qui è figa, quasi quasi la provo anch'io, questa cosa qua gliela rubo, è appunto un lavoro di rubare e rielaborare. E a proposito di colleghi, quando siete a casa a guardare una serie TV o al cinema, riuscite a godervi il film o la serie o ascoltate il doppiaggio in maniera professionale, lo analizzate come se steste facendo un'autopsia? Assolutamente non ce la godiamo, no, assolutamente no. E chiedo scusa a chiunque venga a vedere un film al cinema con me, perché dico no, questa fa cagare, esatto. Questa guarda com'è scollata. Però capisco anche... Il medico anche... durante l'autopsia, insomma. Sì, è impossibile, esatto. È impossibile. Stagliuzzate tutte le serie e tutti i film per esatto, dire questa mi piace, questa no, questa si poteva fare in altro modo. Però è anche un metodo per imparare. Cioè tipo la senti e dici, ma perché l'ha fatta così? Poi magari continuando a guardare dici, ecco perché, vedi, ce l'hanno un loro genio. Poi magari conoscendo i colleghi non riesci a scinderli, a unirli ai personaggi, sì. Ma li scindi molto. Ah, questo è Alessandro. Quando li conosci personalmente poi è finita. Io che sto intervistando parecchi di voi doppiatori, ultimamente sto iniziando ad avere un po' questa sindrome, esatto. Perché oramai conosco le voci, quando inizio a guardare un anime, un film, una serie TV... Inizio a vedere il doppiatore al posto dell'attore, tipo con Angelo Maggi, io ho visto Oppenheimer, ogni volta che usciva io rivedevo lui, faccia. Vedevo la sua faccia. Esatto, immagina noi però moltiplicato per 100. Esatto, voi vedete tutte le facce, io per ora ne ho vista una, però piano piano inizierò a forza di conoscervi a vedere tutte le vostre facce sullo schermo anch'io. Cosa preferite doppiare? Allora, io i videogiochi. Videogiochi? Ah, non c'è proprio mani basse. Quelli che ho intervistato sei il primo che mi dice videogiochi. Perché li gioco e quindi mi piacciono poi molto i mondi videoludici, e quindi mi piace l'idea che sto doppiando un videogioco e poi di vedere quello che ne esce. È anche un po' interattivo doppiare il videogioco, perché nel momento in cui fai fai una traccia audio, poi ne devi fare magari due o tre in base a quello che sceglie il personaggio. Esatto, anche, ma poi soprattutto
nei videogiochi ho la sorpresa di quello che poi sarà il prodotto finale. Non vedendolo lì in sala, non ho idea di come sarà la resa finale di e tutto il lavoro. E quando giochi e ti senti? È una gran bella figata, devo dire. È bello, eh? Sì, sì, sì. Beh, non ho un prodotto specifico che preferisco. Vado un po' a periodi. Se sto doppiando troppi anime, dopo un po' dico basta, voglio fare un po' di umani. Quando faccio troppi umani, no, basta, dai, voglio tornare a urlare negli anime. Però c'è una cosa che preferisco, che è quando sono arrabbiato personalmente, andare in studio e dire, ah, perfetto, Fattori, guarda, facciamo un turno urlato, guarda, mi dispiace. Ti dispiace, va benissimo, cioè, sono perfetto, guarda, entro, come una iena, non urlo come uno scemo, esco che sto da Dio, come essere stato alle terme. Quindi proprio rilassato, ti sei sfogato. Bellissimo. Perfetto. Il doppiaggio italiano, come sta? Prego. No, perché mi addossi questo... Vabbè, allora, il doppiaggio italiano. Abbiamo scioperato da poco. Appunto, proprio per questo faccio questa domanda. Perché abbiamo ottenuto un contratto da poco, che non è ancora entrato in vigore. Devo dire che le prospettive future non sono delle migliori, sarò sincero. Però cerchiamo di godercelo e di divertirci finché possiamo. Non voglio entrare troppo nei dettagli perché poi magari c'è qualcuno che ha l'aspirazione, non voglio assolutamente ammazzare nessun sogno. Azzoppiamo subito non voglio gli aspiranti doppiatori. Assolutamente no. Però c'è da dire che rispetto agli anni scorsi, secondo me, c'è più lavoro, soprattutto anche nel mondo degli anime. Allora, partiamo dal presupposto che è un lavoro fatto di alti e bassi. C'è certo, il periodo esatto. Dove lavori tanto, il periodo dove lavori poco, comunque sei freelancer, quindi non sai mai cosa fai la settimana dopo. Però sì, negli ultimi anni... Lascia un po' di ansia magari questa cosa di essere sempre in bilico e non sapere mai che cosa farai dopo. Specialmente con la prospettiva dell'intelligenza artificiale che si fa sempre più poi arriviamo presente, sta diventando sempre più grande. E diciamo che un po' di paura ce l'hai perché dici, ecco, arriva quello, spingono due tasti, finito. Però il sentimento che ci mette l'essere umano non possono copiarlo. Assolutamente ancora no. Ancora no, dici? Secondo me ancora no. Ancora no, speriamo e chissà per quanti anni. Molto tempo ancora no. Perché tu non sai quanto può effettivamente avanzare la tecnologia. Quindi possiamo dire no, sicuramente non lo farà mai, però che ne sai? Cioè magari lo fa. Sei pessimista no, però. No, non sono . Pessimista, sto cercando di guardare il quadro completo. Io invece faccio la parte di quello un po' più ottimista. Okay. Dico che negli ultimi anni effettivamente il lavoro, quantomeno sulla nostra piazza, è aumentato con vari prodotti di tipo anime. Siamo molto felici di più questo. E siamo molto felici. Quindi sì, cioè bisogna guardarla in entrambi i modi. Come dice Ale, bisogna stare attenti un po' a questa intelligenza artificiale che fa dei salti mostruosi. Nel senso che 5 anni fa nessuno si aspettava che arrivasse zero. A questo livello. Ma l'intelligenza artificiale credo... non studia, voi studiate per riuscire esatto. A farcela. Poi d'altronde c'è una bella differenza. Purtroppo è capitato a più colleghi anche di essere campionati senza essere avvertiti. Ecco, questa quindi è una cosa molto questa è una cosa molto grave e bisognerebbe capire un po' come fare a tutelarci. Poi, come è successo da poco, tra l'altro, uno scandalo con la voce di Goku. Che è stata campionata, c'è stata fatta una canzone che è andata virale su TikTok. Queste sono cose gravissime, secondo me, specialmente perché la voce di Goku non è più tra noi. E poi non rispettano il vostro lavoro, il vostro impegno. Quanto impegno c'è? Quanto studio c'è dietro un personaggio, ragazzi? Zero. Zero? Quanto studio come c'è? Zero? Quanto studio c'è dietro un personaggio? Cioè, tu studi zero? No, nel senso, perché noi scopriamo quello che facciamo quando arriviamo in sala, questo volevo dire. Beh, sì, esatto. Sì, nel senso, noi arriviamo, non sai cosa stai andando a fare, lo scopri quando sei lì, per questo dico zero, lo perché tu devi essere pronto a tutto. Lo studio è su di noi. Lo studio è su è di noi, studio è la preparazione. Poi una volta che sei lì scopri, ah ok, oggi devi fare questo. Mica puoi dire, ah no, io non lo so fare. Esatto, no, vado non a ti casa. Chiamano mai più. No, tu vai lì e ti adatti e lo fai.
rivedete prima l'originale in lingua originale, appunto, prima di fare la vostra parte, lo riguardate, cioè come vi approcciate quando arrivate in studio? Com'è in tutti gli effetti il vostro lavoro, la vostra giornata tipo, ecco? Allora, noi, a parte che teoricamente non vediamo, cioè non sappiamo il prodotto prima di sapere... Ci svegliamo, facciamo colazione, c'è chi prende treni, c'è chi prendeva treni. Prendeva treni. Allora, noi arriviamo in sala, vai. Riassumiamo dall'inizio. Riassumi. Noi siamo attori che lavorano per vari studi sulla piazza. Molti direttori ci conoscono, appunto, e il direttore è la figura che fa la distribuzione dell'audiovisivo, quindi che sia un anime, che sia un film, che sia un videogioco. Il direttore visualizza il materiale, tutto, augurandoci che lo guardi tutto, individua i personaggi principali e i personaggi secondari e quelli di brusio, che sono le voci di sottofondo, e fa la distribuzione dei ruoli. Quindi dice: il protagonista lo do a questo, l'antagonista lo do a questo, e così via con tutti i personaggi. Dopodiché, comunicata la distribuzione alle segretarie, ai responsabili di edizione, ci fanno le convocazioni, ci convocano via WhatsApp, via telefono, ci chiamano, insomma. E in un modo o nell'altro, con un piccione viaggiatore, vi fanno sapere, esatto, che avete una parte. Fissiamo i turni e spesso non ci dicono cosa facciamo, ci dicono semplicemente magari vieni al secondo, vieni al primo, perché poi il nostro lavoro si scandisce su 3 turni, 4 turni, che sono il primo turno, che va dalle 9:30 a mezzogiorno e mezza, il secondo turno, che va dall'1:30 alle 4:30, il terzo, che va dalle 5:15 alle 8:15, e eventualmente, quando c'è tanto lavoro, quando c'è un grande carico di lavoro, il quarto, che va da oltre le 8:15. Appunto, noi veniamo convocati e il giorno tot, al turno tot, andiamo in sala, arriviamo lì in sala, il direttore ci presenta il prodotto, ci dice: stiamo per fare Demon Slayer, quindi questo è questo cartone che parla di questo, questo, questo e questo. E voi scoprite in quel momento chi sarete. Esatto, esatto. Tu sarai lui. Guardiamo un anello e poi, insomma... Sì, vai. Cerca di darti magari una sorta di storia del tuo personaggio, magari senza spoilerare troppo. Ti dice: ah, fa questo, ti è molto amico... Ti dice se è buono o cattivo. Anche spoilerando. Sì, buono o cattivo. Sì, a volte spoilerando. Che sarebbe meglio di no, perché... Cioè, io preferisco scoprirlo sul momento, però vabbè. Sì, piano piano ti dà la storia del personaggio, poi inizi a guardare le scene, magari le prime scene la guardi più di una volta, 1, 2, 3 volte, con calma, ti prendi i tuoi tempi e poi la fai ed eventualmente ti dice: ok, qui mi fai questo, qui mi fai quest'altro, eccetera, eccetera. Piano piano imposti il personaggio. Perfetto. E dato che quando siete in sala di doppiaggio spesso magari siete anche in più persone insieme durante i turni, un fatto divertente che vi è capitato, qualcosa che vi ha fatto ridere e che ancora vi fa sorridere quando ci pensate? Oddio. Di recente mi è successa, perché io sono stupido come un sasso, mi piace fare le imitazioni dei colleghi, però i colleghi con cui sono amico, quindi è un collega giovane. Ad un certo punto, durante questo turno, eravamo 3 protagonisti. Io ero un personaggio, lui ne faceva un altro. E quando sentivo i suoi incisi, io lo imitavo. E alla direttrice faceva un sacco ridere sta cosa, perché diceva: no, ma sei uguale, se ci sono da fare dei rifacimenti chiamo te, non chiamo lui. Faceva: va bene, cioè. E insomma lo imitavo. Allora poi capitava che dovevo fare delle scene e io ci pensavo, dovevo restare serio, ma non ce la facevo, cioè mi scoppiava la risata prima di iniziare a parlare, ad incidere. Quindi c'è stato questo momento in cui ho detto: no, datemi 5 minuti, non riesco a smettere. Perché poi mi faceva ridere come rideva lei, quindi era una catena che non finiva più. Quindi si continuava a ridere a oltranza. Praticamente. Esatto. Io invece non so, sarà perché sono molto serio sempre, non rischio mai niente. Però no, in questo momento non mi viene in mente nulla. Però da oggi in poi proverò a fare fare lo scemo. Siamo ad una fiera del fumetto, quindi anime, parliamo di anime.
il vostro anime preferito, anche che non avete doppiato, che magari avete guardato o manga che avete letto, insomma. Allora io ti rispondo subito che è Haikyuu, che è un anime sulla pallavolo meraviglioso, uno spokon stupendo, bravissima. E sì, Haikyuu mi è sempre piaciuto tantissimo, poi ho avuto anche la fortuna di doppiarlo, doppiando Lev Aiba, Lief Aiba, uno del Nekoma, in cui ci sei anche tu tra l'altro, non nel Nekoma. Cipollotto. Cipollotto. Quindi sì, Haikyuu è il mio anime preferito sicuramente, che ho sempre seguito con tanta passione. Tu invece Alessandro? Io ho amato tantissimo Berserk, me lo sono letto negli ultimi 2 anni e ultimamente devo dire che piano piano lo sta raggiungendo Slam Dunk, perché lo sto leggendo. Sì, ho fatto il film senza leggerlo, mi devo vergognare. Ma quindi no, mi sono spoilerato il finale. Avete detto che quando arrivate in sala non sapete niente, non volete spoiler, ci sta. No, allora, certo, infatti. Certo. Però magari alcune cose sai che stanno arrivando in quello studio, quindi sai che se ti chiamano in quel periodo, sai che starei andando a fare questo. Hai il sentore. Poi magari se ti trovi, che quello? Ne so, tipo mi trovo i Pokémon da fare, dico, vabbè, li conosco i Pokémon, ci giocavo da piccolo, quindi... È un'emozione quando conosci qualcosa. Assolutamente sì, mamma mia, assolutamente sì. E piano piano, sì, appunto, come dicevo, mi sta iniziando a diventare tra i miei preferiti Slam Dunk, perché è stupendo, ve lo consiglio. In quanto tempo doppiate una puntata di un anime? Quanto tempo vi serve? Dipende dal ruolo che hai, perché se io ho un personaggio che dice 2 parole... ci metto anche 10 minuti. In 10 minuti è finito. Se ho un personaggio che parla per tutto l'episodio, 1 ora e mezza, 2 ore. Anche di più. Dipende da tante cose, da tanti fattori, da tanti Alessandro. E quando vi capita invece un film intero? Anche quello dipende. Dipende dal tuo personaggio, da quanto parla, cioè insomma se è personaggio principale o secondario. A me è capitato di fare un film che è andato al cinema che si chiama Minari, dove ero uno dei protagonisti, però non parlava tantissimo, infatti in 2 turni l'ho finito, 2 turni stiamo parlando di 6 ore, però in realtà ce ne ho messe 4 e mezza, 5, quindi abbastanza veloce, diciamo. Sì. E poi vabbè, poi la direttrice era anche molto esigente, quindi poi, su certe scene siamo stati molto, poi dipende anche da quello. Dipende anche magari dall'esperienza, sicuramente noi siamo ancora, dobbiamo fare tanta strada, quindi magari per fare certe cose ci mettiamo un po' di più, altri invece che lo fanno da tanti anni, da 20 anni, 30 anni, loro arrivano lì, capiscono tutto e te la fanno subito come la vuoi, quindi dipende da tante cose. E la primissima volta che avete doppiato in maniera professionale un anime o film, che cos'era non lo so, che ricordi vi ha lasciato, che ricordi avete della vostra prima volta? Allora io quando mi hanno dato i turni ho pianto al telefono con mia mamma, faccio mamma mi hanno preso, hanno chiamato a fare i turni, no non ci credo, lì a piangere come uno scemo. Mi hanno dato 2 turni di una serie TV, tra l'altro conosciuta, Vikings, sì, dove ho fatto personaggini di rilievo, cioè l'uomo 2, quello che diceva di qua signore, cose del genere, quindi però comunque assolutamente io ero emozionatissimo, tremavo quando mi dicevano di andare a leggio, io così facevo ok, però è servito. È un bel ricordo. Un bellissimo ricordo. Bellissimi ricordi, per me la primissima cosa è stato un cartone di Netflix orripilante, bruttissimo, però ero felice al 7° cielo per questo personaggino che ho fatto, ed è sempre una cosa, hai sempre tanta paura, hai sempre tanta emozione, tanta ansia, poi una volta che arrivi in sala, cioè, lì puoi reagire anche in modi diversi, c'è chi va nel panico, c'è chi si calma, io ero uno di quelli che andava nel panico. Quelli che ansimavano prima di iniziare a doppiare. Sì dai, mi si asciugava la saliva completamente, tipo, Ezio stai bene? Sì, sto bene, sto benissimo. Datemi un bicchiere d'acqua, svengo, insomma. Vabbè, io la prima mezz'oretta ero un po' in ansia, poi piano piano sono partito. Ma tu sei un figo. Ma smettila.
molto sciallo, un po' di ansia iniziale, ma poi via, giù lisci. Il personaggio più difficile in assoluto da doppiare, secondo voi qual è? Ma abbiamo doppiato o da doppiare in generale? Entrambi. Oddio. Quello che avete doppiato e quello che secondo voi invece da doppiare dite no, vabbè, quello lì è veramente difficilissimo, faccio fatica a immaginarmi di poterlo fare. Ma sai che non... Allora, secondo me dipende sempre dalla comfort zone di ognuno. Sì. Nel senso che un personaggio che spesso è fuori dalle tue corde, tanto fuori dalle tue corde, tendenzialmente è più difficile rispetto a un altro personaggio che invece su cui sei comodo. Ecco, però anche lì bisogna sempre andare un po' oltre queste cose perché è una maniera di crescere. Esatto. Quindi non ce n'è uno in particolare. Posso pensare a dei personaggi su cui magari all'inizio non mi ci vedevo, adesso sta uscendo Orimiya Pieces su Crunchyroll e io faccio uno dei ragazzi protagonisti che si chiama Shu Yura, su cui all'inizio, arrivato in sala, ho detto oddio, non ci starò mai su di lui, non riuscirò mai a farlo, e invece poi anello dopo anello, che gli anelli sono le scene del copione, scena dopo scena mi ci sono piano piano trovato e ho scoperto anche nuovi lati di me, quindi sì, può essere qualsiasi personaggio, ma poi cresci e superi questa cosa qui. A me è capitato con Byakuya di Bleach, inizialmente non mi ci vedevo per niente, poi il direttore mi diceva di continuo stai sulle basse, quindi lui doveva sempre parlare con questo tono molto, molto profondo. Molto profondo, e io ancora non avevo ben chiara l'esperienza per fare una cosa del genere, quindi i primi turni erano un po'... Poi piano piano sono riuscito a trovare una quadra, a trovare un mio modo per approcciarmi al personaggio. Siete dei nerd? Collezionate, sì, modellini, magliette, gadget. Tantissimo. Assolutamente sì. Chi sta giocando a Baldur's Gate 3? Sulle mani. Uno, bravi. Due, tre, basta. Pochi, sì, ma troppo pochi. Sai perché? Perché quelli che ci stanno giocando sono a casa a giocarci. Esatto, stavo dicendo mica da ascoltare cosa. Noi. Ma secondo me invece c'è molta gente che vuole ascoltare voi. Come vi approcciate al pubblico adesso che state diventando dei personaggi pubblici? Perché oramai i doppiatori non sono più solo la voce dietro al personaggio. Il doppiatore sta diventando una figura carismatica, famosa, conosciuta, sì, amata dal pubblico. Come vi approcciate con i fan? Beh, oddio, io cerco di essere me stesso. Esatto, normalissimi, siamo, sì, non siamo delle star. Cioè, alla fine non siamo delle star. E poi, cioè, fa solo che piacere, quindi... Esatto, sì. A me la cosa rende felicissimo. Cioè, sì, se mi vieni da me e mi fai complimenti, io sono felicissimo. Perché ma comunque... ce li avete già gli stalker e gli hater? Oppure per qualcuno, ora siete ancora in incognito? Qualcuno, dai, qualcuno ogni tanto. Qualcuno ogni tanto, ma... Purtroppo ci sono persone che a volte oltrepassano un po' la linea di... Sì, di comfort, il mondo non è rose e fiori, lo sai, ma te ne fai una ragione. Ma questo lo sappiamo e comunque siamo comprensivi con tutti, ma tendenzialmente nel 99% dei casi siamo tranquillissimi e siamo solo felici di parlare con le persone. E ora parliamo di un argomento scomodo. Aiuto. Aia. L'intelligenza artificiale. Vabbè, non è scomodo, quella di cui stavamo parlando prima. Ultimamente i social sono invasi dai video dove ci sono anche doppiatori, come avete detto il doppiatore di Goku, che purtroppo non ci sono più, dove resuscitano improvvisamente, le loro voci vengono campionate e utilizzate con l'intelligenza artificiale per doppiare nuove scene. Come vi approcciate voi a questo nuovo mondo e a questo pericolo che c'è per il vostro lavoro? Con indignazione per quelle persone che fanno queste cose, sinceramente. Avete paura? Sinceramente sì. Sì. Se dovessi aprire un video e sentire la mia voce che dice cose che io non ho mai detto... sì. A me io è successo. Penso, come chiunque, perché... A te è già successo? A me è successo di essere stato campionato su Viego di League of Legends. Questa persona poi ha usato la mia voce per cantare delle canzoni e... Per carità, finché sono fatte, queste cose sono fatte a scopo ludico, per gioco,
posso anche sopportarle. No, nel neanche per quello. In cui le cose... Alessandro è più categorico, nemmeno per... No, perché comunque è una mancanza di rispetto, perché comunque qualcuno sta dicendo una cosa con la tua voce e non l'hai detta tu. Quanto potrebbe essere pericolosa questa cosa? Cioè, se molto. Ci pensi. E a livello lavorativo, come stavate dicendo prima, avete paura che delle intelligenze artificiali inizino a essere utilizzate seriamente per doppiare dei film, degli anime, io dei più, manga? Sai cosa ti dico? Che più paura di quello, più paura per l'abitudine delle nuove generazioni. Ti faccio un esempio. Perché nessuno si lamenta che la voce di Trenitalia è meccanizzata? Perché siamo abituati. Sì. Quindi se tu sei abituato a vedere, che ne so, i documentari fatti così, fin da piccolo, che ne sai di com'era il doppiaggio? È vero. Quindi se i film vengono doppiati tutti così, sì, le nuove generazioni che hanno sentito il doppiaggio dicono ok, no, fa schifo, ma quelle nuove? Quelle nuove non lo sanno. Sono d'accordissimo con Alessandro e voglio attaccarmi a questo discorso che sta facendo per legarmi a un altro argomento, quello dei siti illegali. Tanti ragazzi delle nuove generazioni sono abituati a usare siti illegali per guardare anime in italiano, per guardare prodotti giapponesi che sono stati licenziati in Italia da dei clienti, perché sono abituati. Ma invece bisogna, secondo me, disincentivare questa pratica, perché poi, continuando a usare questi siti che non finanziano assolutamente nulla, non finanziano il vostro poi, mondo e la vostra un giorno professione. Poi il doppiaggio italiano finirà di esistere per quanto riguarda i prodotti giapponesi, un po' come capita con i videogiochi. In Italia purtroppo si pirata tanto e quindi tante versioni italiane dei videogiochi non arrivano localizzate, addirittura a volte anche senza le traduzioni. Quindi bisogna un po' incentivare le persone a usare sempre mezzi legali e già, a comprare i videogiochi e non piratarli. Baldur's Gate. Io fra poco vi lascerò andare dai vostri fan che vi aspettano là nella vostra tana in alto sopra la balconata. E però prima di lasciarvi andare vorrei farvi un'ultima domanda: se non aveste fatto i doppiatori, quale sarebbe stato il lavoro della vostra vita? Beh, io ho fatto il cameriere per 8 anni, quindi penso che tu saresti stato un cameriere. Penso che potrei aver continuato quella strada lì, chi lo sa, chi lo sa. Io non lo so, nel senso che alle superiori mi appassionava un po' la fisica, però alla fine, per fortuna, ho trovato quello che volevo fare alle superiori, quindi ho cancellato qualsiasi altra ambizione. E niente, ci siamo bruciati il nuovo Oppenheimer. Esatto, meno male allora, scusami, perché se no... Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio tantissimo per il vostro contributo, spero che in tanti vengano a salutarvi e a chiedervi un autografo. Noi li aspettiamo a braccia aperte. Esatto. Ribadisco dove si trovano i ragazzi, si trovano sul piano superiore, troverete i loro banner appesi, quindi li potrete andare a salutare, fargli qualche domanda magari più personale di quelle che ho fatto io, chiedergli un autografo e farvi una foto con loro. Grazie mille Alessandro, grazie. Ezio, grazie. Alla prossima su questo palco. Grazie, grazie mille a tutti. Ciao. Grazie, ciao.